Ciao a tutti, sono Emanuele Cucci, account Ciao, io sono Gabriele Marino. strategist del team Google AdWords Italia. Siamo qui oggi con voi per parlare di come essere competitivi in uno scenario sempre più a portata di smartphone. Oggi i grandi brand tendono a mantenere elevati standard di eccellenza, rendendo le esperienze dei consumatori più veloci, personalizzate e senza soluzioni di continuità. In questo hangout vedremo quindi assieme i 5 pilastri per il successo suggeriti da Google, così che anche la vostra attività possa offrire ai vostri clienti la migliore esperienza possibile. Tutte le informazioni che vedremo assieme possono esservi utili anche come materiale di ripasso per la certificazione mobile di Google Partner. Ecco, per prima cosa vedremo assieme alcuni dati che dimostrano la centralità del mobile nella nostra esperienza da utenti di tutti i giorni. Passeremo poi a descrivere le strategie chiave per ottimizzare un sito mobile e per creare delle campagne di marketing di successo. Capiremo infine come misurare le nostre performance su mobile. Ecco, appunto, partiamo dall'importanza del mobile. Oggi più che mai le persone vivono la propria vita in multiscreen, passando cioè da un device all'altro. Le funzioni degli smartphone sono sempre più estese e i dati sono sempre più accessibili sul mercato. Oggi 4 consumatori su 5 usano un motore di ricerca per trovare prodotti, servizi o attività nelle proprie vicinanze. Ecco qui alcune percentuali interessanti legate proprio alla fruizione da mobile. Il 76% degli utenti che cerca dal proprio smartphone un negozio o un'attività nelle vicinanze gli si recherà entro la giornata. Il 70% degli italiani possiede uno smartphone, il dato è aggiornato allo scorso anno, 2016. Il 96% degli utenti ha ricercato un prodotto o un servizio utilizzando uno smartphone. Le ricerche da mobile per negozi aperti adesso e ristoranti aperti adesso sono raddoppiate nel corso del 2016. Che cosa rende l'esperienza da mobile di successo per gli utenti? Questi sono tre aspetti, che sono tre fattori fondamentali su cui è necessario concentrarsi proprio nell'ottica di soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Allora, per prima cosa è importante lavorare per aiutare i propri consumatori nella maniera più rapida e permettere quindi loro di finalizzare le loro azioni in pochi passi, quindi semplicità. Il secondo punto è lavorare per conoscere meglio i propri consumatori. Oggi infatti possiamo contare su tecnologie che ci aiutano a creare esperienze predittive, cioè che si basano sulle intenzioni delle persone, su comportamenti precedenti e sul contesto dove si trovano gli utenti, proprio per fornire esperienze di valore a tutti i nostri utenti. Infine è importante lavorare per stupire i clienti, per farli contenti sempre e in qualsiasi contesto. È sempre più strategico quindi costruire esperienze fluide e senza interruzioni su tutti i canali, quindi esperienze che abbiano al centro l'utente e non la tecnologia. Tutto ciò che cosa significa? Significa che le aspettative dei nostri consumatori sono più alte che mai, sono sempre più alte. Durante la loro esperienza quotidiana le persone si aspettano esperienze sempre più veloci, sempre più rilevanti e senza intoppi, ogni volta e ovunque essi le richiedano, quindi in qualsiasi contesto in cui si trovino. Chiaramente questa trasformazione, questa transizione non è immediata, è necessario partire dalle basi. Sia che si tratti quindi di rendere più facile il processo di checkout, quindi appunto la finalizzazione di un acquisto su un e-commerce per i nostri utenti, sia che si tratti di personalizzare gli annunci sulla base proprio di quello che già sappiamo dei nostri utenti. Ecco, in tutto questo processo, l'abbiamo già detto in sostanza, la tecnologia ci aiuta moltissimo. Le assistive technology o tecnologie assistive si stanno rapidamente integrando nella vita di tutti i giorni. Le persone utilizzano più device e stanno molto più tempo connessi. A noi non resta in qualche modo che connettere tutti questi elementi e farli funzionare nel modo migliore. Quindi le domande che dobbiamo porci per appunto soddisfare i nostri utenti sono: quali sono i momenti cross device più importanti? Quando le persone si affidano a un device piuttosto che a un altro? Altri dati molto interessanti. Intel stima che in soli 3 anni ci saranno circa 200 miliardi di oggetti connessi al mondo, il che vuol dire circa 26 smart device per singola persona. E tutti questi device saranno sempre più smart proprio grazie ai progressi tecnologici che vediamo avanzare ogni giorno. È importante per noi sapere come il comportamento dei consumatori si stia adattando a questi cambiamenti, quindi per sfruttarli e migliorarli ulteriormente. Ecco, se c'è una cosa che vogliamo ricordarvi oggi è che adesso non siamo più soltanto in competizione con altri brand, con altre aziende,
Adesso siamo in competizione con la migliore esperienza pregressa che ha avuto l'utente. Quindi dobbiamo essere competitivi rispetto alla sua esperienza passata, che magari è già stata ottima. Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato che ci stiamo muovendo da un mondo mobile first a un mondo AI, ovviamente intelligenza artificiale, first. Nel marketing questo significa che le aspettative dei consumatori per tutto ciò che riguarda semplicità e pertinenza dei contenuti che si trovano davanti sono più alte che mai. Quindi la qualità è salita molto e dobbiamo essere sempre più qualitativi. Nelle prossime slide vedremo assieme allora quali sono i passi fondamentali di cui tenere conto per garantire proprio questi standard elevati nell'esperienza da mobile. Lo sappiamo benissimo, però diciamo è bene formalizzare questi concetti. Il mobile, lo vediamo ogni giorno, ha veramente trasformato la nostra esperienza quotidianamente. Diciamo almeno in tre grandi modi. Le azioni sono immediate ad ogni stimolo, quindi la responsabilità è immediata. Gli utenti hanno alte aspettative rispetto alle esperienze che i brand e le aziende forniscono, è quello che abbiamo appena detto. E poi appunto la possibilità di effettuare delle decisioni che siano improvvise, real time, rende gli utenti in generale molto meno fedeli ai brand, molto meno fidelizzati e sempre più attenti a dare seguito alle esigenze del momento. Ecco, ripetiamolo, può sembrare ovvio, i consumatori vogliono delle esperienze positive, delle grandi esperienze quando sono online, ma le aspettative su cosa sia una grande esperienza, un'esperienza positiva, stanno cambiando rapidamente, alzando molto gli standard qualitativi. Quindi è strategico sapere, questo è un dato fondamentale, che se da smartphone un utente non è soddisfatto dell'esperienza che sta avendo sul nostro sito o sulla nostra app, sarà molto meno propenso ad acquistare un prodotto o usufruire del servizio che noi possiamo elargirgli in futuro. Diciamo che almeno la metà degli utenti che hanno un'esperienza negativa non torneranno a usufruire del nostro sito o della nostra app se l'esperienza mobile è negativa. Ecco, il mobile ha aumentato le possibilità che i consumatori si rivolgano a noi o ai nostri competitor e questo a sua volta ha favorito nuove opportunità di conversione, per esempio di acquisto. Ma a causa delle differenti dimensioni, funzionalità e contesto dello schermo, il percorso di conversione da mobile non è assolutamente identico a quello da desktop o da tablet. Una conversione da mobile non comporta necessariamente l'utilizzo di un carrello e di un checkout, può trattarsi semplicemente di un cliente alla ricerca di informazioni commerciali che vuole chiamare la nostra azienda o visitarla fisicamente di persona. Potrebbe trattarsi ovviamente del download di un'app, che poi magari porta all'acquisto, o un processo di acquisto che da una parte inizia su mobile, ma poi sappiamo che verrà finalizzato su un altro dispositivo, desktop o tablet, magari non nella stessa giornata. Le ricerche da mobile sono molto utili per identificare le azioni che i consumatori intraprendono dopo aver effettuato le ricerche stesse. La maggior parte degli utenti smartphone effettua le proprie ricerche direttamente negli store fisici, ma poi completa l'acquisto online, quindi stiamo parlando dell'integrazione tra sostanzialmente online e luogo fisico. Ci sono alcuni strumenti molto interessanti, come per esempio Consumer Barometer, per capire meglio tre fattori su cui adesso ci concentreremo un attimo, il mondo multiscreen, gli smart shopper e gli smart viewer. Allora, il mondo multiscreen, il multiscreen world, mira a quantificare e far capire l'uso di internet attraverso diversi device. Lo smart shopper si focalizza invece sul percorso di acquisto del consumatore e sul ruolo di internet rispetto alla decisione di acquisto. Lo smart viewer, infine, fornisce degli insight, dei suggerimenti, dei dati rispetto al recente utilizzo dei video da parte degli utenti attraverso diversi dispositivi. Ci muoviamo sempre appunto sul cross screen. Ecco, vi invitiamo a utilizzare quindi Customer Barometer, magari non adesso, ma appena finiremo l'hangout ovviamente, scoprirete sicuramente il vantaggio che questo tool vi fornirà nella vostra analisi delle campagne. Ecco, alcuni dati interessanti tratti da Customer Barometer. Per esempio, è possibile desumere che il 62% degli italiani possiede uno smartphone, che dal 2012 al 2016 il numero di utenti su smartphone è più che raddoppiato, e che i millennial, cioè quelli nati a partire dagli anni 80, preferiscono lo smartphone al computer, tanto che oggi appunto l'utilizzo da parte degli under 35 dello smartphone ha superato l'utilizzo da desktop. Sempre da Customer Barometer possiamo vedere che in media una persona possiede due dispositivi connessi ad internet. Un altro dato,
che l'81% degli under 35 guarda video online da smartphone settimanalmente e che le tre principali attività da smartphone sono la ricerca, il controllo dell'email e l'attivazione di una qualche app social. Ecco, forse adesso vi starete ponendo una di queste domande. Il nostro punto di vista è che prima di investire sulla tecnologia in senso stretto, è molto sensato concentrarci sull'esperienza dell'utente e su cosa realmente egli o ella vogliono ottenere quando sono sul nostro URL o sulla nostra app. Quindi, prima facciamo venire la progettazione logica, basata anche sullo storico degli utenti, è quello che dicevamo prima, adesso abbiamo tante informazioni sul pregresso, ossia appunto su cosa sappiamo di loro, e solo poi daremo seguito a queste informazioni lato tecnologia, che non può non tenere conto di tutte queste componenti. Ecco, adesso vediamo un po' più nello specifico come e perché è necessario ottimizzare un sito mobile. Io passo la parola a Dena. Grazie, Gabri. Partiamo dalla domanda, perché avere un sito mobile friendly? Oltre ai dati presentati da Gabriele su come l'utilizzo del mobile sia in continua crescita, lo smartphone non solo apre il processo di conversione, come per esempio l'acquisto, ma sempre di più li chiude. Infatti, il primo dato da tenere in considerazione è quello relativo alle conversioni, il principale KPI delle nostre campagne marketing. Uno studio del 2016 dimostra che nei siti ottimizzati per il mobile il tasso di conversione è 2 volte maggiore. Sappiamo anche che gli utenti sono più propensi a tornare su un sito mobile se ottimizzato quando offre un'esperienza positiva. Diversamente, se il sito offre un'esperienza negativa, come abbiamo già visto, ben il 50% degli utenti non vi ritornerà anche se interessato al prodotto o al servizio richiesto. Oltre a questo, i siti ottimizzati godono anche di un miglior posizionamento SEO. Gli aspetti principali da tenere in considerazione sono segnalare chiaramente a Google se una pagina è formattata per dispositivi mobili, assicurare che sia sempre possibile scansionare le proprie risorse ed evitare gli errori più comuni che infastidiscono i visitatori che utilizzano i dispositivi mobili. Su questo vedremo qualche slide a breve e qualche esempio. Ma cerchiamo di capire come ottimizzare al meglio l'esperienza dei nostri utenti sul mobile. Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che le azioni intraprese sul sito devono essere pensate dal punto di vista dell'utente per facilitarne l'esperienza e la comprensione. Un buon equilibrio tra design e utilità può creare straordinarie combinazioni in grado di soddisfare la navigazione degli utenti e chiaramente le performance anche del nostro sito. Quando un visitatore accede ad un sito per la prima volta, ha sempre una propensione positiva, più o meno forte a seconda del contesto in cui si trova, e ogni barriera che incontra abbassa questa propensione. Vige infatti la regola del don't make me think. Pensiamo alla nostra esperienza da utenti, noi non leggiamo le pagine, gli diamo un'occhiata. Allo stesso modo gli utenti online non fanno clic sulla migliore opzione, ma quella che risulta più facile per loro o adatta. Questo si inserisce in un contesto in cui abbiamo 2 macro tipologie di utenti. Abbiamo utenti che arrivano su un sito cercando un prodotto tramite navigazione, i cosiddetti link dominant users, e abbiamo poi utenti che ricercano un prodotto utilizzando la casella di ricerca, i search dominant users. Chiaramente nella progettazione dobbiamo tenere in conto di entrambe queste categorie di utenti e dobbiamo cercare di diminuire Dobbiamo porre l'attenzione agli elementi che diminuiscono la facilità di navigazione, come per esempio le informazioni nascoste, la difficoltà di navigazione o la richiesta di informazioni non necessarie. D'altra parte, tra le cose che incrementano la facilità di navigazione, possiamo citare presentare call to action chiare e in primo piano, raggiungere una determinata pagina in pochi clic e la velocità di caricamento. Soffermiamoci proprio sulla velocità di caricamento. Amazon ha dichiarato che 100 millisecondi di latenza costano 1% di vendite, e questo vale anche per Google. La latenza ha un costo. 5 secondi in più nella generazione di una pagina di risultati di ricerca significano per Google 20% di traffico in meno. È un impatto finanziario considerevole se iniziate a pensare al numero di ricerche fatte e agli annunci mostrati e cliccati. Proviamo a fare un esempio. Come vi è sembrata l'attesa? Probabilmente molto lunga. Osservando il nostro esempio per ogni singolo frame, notiamo che la pagina risulta vuota per circa 5 secondi,
un intervallo di tempo molto lungo per le aspettative dell'utente di oggi. Ci sono quindi buone possibilità che l'utente abbandoni la pagina in quell'arco temporale. È fondamentale quindi lavorare sul tempo di caricamento. In questa slide vediamo i risultati di uno studio che dimostra come le metriche quali page view, conversioni e bounce rate siano impattate significativamente quando il tempo di caricamento passa da 1 a 3 a 5 secondi. Con un tempo di caricamento simile al nostro esempio precedente, avremo il 35% in meno di page view, meno 38% di conversioni e un bounce rate del 105% in più rispetto a una pagina che carica in un secondo. Ma quindi, qual è un buon tempo di caricamento? Probabilmente qualcuno di voi ha dato la risposta esatta. Possiamo considerare come sweet spot i 2 secondi, il tempo di caricamento per le nostre pagine web. Una conferma è il grafico di questa slide, che mostra i conversion rate più elevati in corrispondenza di caricamenti di pagina intorno ai 2 secondi. Da notare che altre pagine con caricamento minore di 2,4 secondi hanno comunque conversion rate bassi. Questo è dovuto al fatto che molte pagine con caricamento veloce sono pagine di errore. Fatta questa premessa, cerchiamo ora di capire meglio come velocizzare un sito mobile. Esiste una serie di fattori che gli sviluppatori possono controllare e che potrebbero avere un impatto sulle performance. Per esempio, non caricare elementi che non sono utili per il mobile, comprimere e unire file JavaScript e CSS e l'ottimizzazione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione. Un altro fattore potrebbe essere quello di utilizzare la memorizzazione della cache del browser, così da caricare più velocemente le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete. Chiaramente tutto questo vale anche per il desktop, ma è per il mobile, cito la slide, perdona meno. Vediamo ora diversi tool offerti da Google per verificare se il sito è mobile friendly e darvi ottimi consigli di ottimizzazione. Il primo che vi proponiamo è il Mobile Friendly Test della Search Console di Google. Inserendo l'URL del vostro sito potete verificare se la pagina è mobile friendly ed identificare le principali criticità. Vi verranno anche proposti alcuni suggerimenti di ottimizzazione da implementare sul sito per migliorare appunto l'esperienza dell'utente. Un secondo tool che vogliamo citare è la nuovissima versione di Test My Site, che offre un'analisi sul sito mobile facendo anche un confronto con altri siti del settore e suggerendo una serie di ottimizzazioni. Un altro report molto utile per l'ottimizzazione di un sito è quello generato da PageSpeed Insight, che vi aiuta a controllare la velocità di caricamento. Anche in questo caso, questo tool gratuito di Google vi dà la possibilità di identificare eventuali criticità di caricamento e, se necessario, vi fornisce alcuni suggerimenti di ottimizzazione proprio su misura per il sito, come quelli che ho citato poco fa in una delle ultime slide: minimizzare CSS, abilitare la compressione, ridurre il tempo di risposta del server e così via. Per ogni suggerimento vengono anche fornite istruzioni dettagliate su come risolvere il problema. Come terzo step per l'ottimizzazione di un sito potreste trovare molto utili le best practice identificate da Google per la progettazione dei siti mobile. Si tratta di principi di design che mettono al centro l'esperienza dell'utente e che possono aiutarvi a migliorare le performance del sito rispetto agli obiettivi di business. Possiamo racchiudere in 5 ambiti le aree su cui è necessario prestare grande attenzione quando si progetta un sito mobile. Partiamo dalla prima. Home page e navigazione: è buona norma posizionare gli inviti all'azione in primo piano, rendendoli chiari e concisi, in modo da evitare dubbi e ambiguità. Come nell'esempio di sinistra, viene proposta all'utente una call to action da eseguire in modo chiaro e immediato. Nell'esempio di destra, invece, l'utilizzo di overlay e pop-up che appaiono durante la navigazione in maniera autonoma non permettono la visualizzazione del contenuto e relativa call to action. Assicuratevi quindi che le promozioni non interferiscano con la navigazione e che siano ben distinte dagli inviti all'azione. Sempre rispetto all'home page e alla navigazione, è consigliabile utilizzare menu brevi e funzionali e semplificare il ritorno all'home page utilizzando il logo come pulsante di navigazione.
Per quanto riguarda la ricerca nel sito, fate in modo che sia ben visibile e in primo piano. Molti utenti, infatti, utilizzano la ricerca rappresenta la modalità di approccio principale per la ricerca di un determinato prodotto. Ovviamente assicuratevi che i risultati di ricerca siano rilevanti. Tendenzialmente gli utenti guardano solo i primi risultati, quindi assicuratevi che siano quelli corretti. Importante è anche l'implementazione dell'autocomplete quando l'utente inizia a digitare una determinata stringa di caratteri, così da facilitargli la ricerca e proporle già delle categorie ben distinte. I filtri possono anche facilitare di molto la ricerca da parte dell'utente, semplificando l'ottenimento delle informazioni e dei prodotti richiesti. I siti senza filtri presentano un tasso di abbandono più alto rispetto a quelli che li utilizzano. Cercate di rendere chiaramente significativa la presenza dei filtri. Per esempio, mostrate il numero di prodotti che verranno visualizzati utilizzando un dato filtro ed evitate di mostrare i risultati di ricerca vuoti. Per quanto riguarda gli e-commerce, è fondamentale dare agli utenti una sorta di libertà controllata, cioè di farli navigare all'interno del sito senza però distrarli dal nostro obiettivo di business. Consentiamo quindi all'utente di esplorare liberamente il sito e facilitiamolo se intende effettuare un acquisto senza interrompere la navigazione. A questo proposito, consentiamo agli utenti di effettuare acquisti senza registrarsi, ma incoraggiamoli a farlo offrendo loro grandi vantaggi. Utilizzate le informazioni in vostro possesso per ottimizzare e velocizzare il processo d'acquisto, per esempio fornendo più campi per compilati e quante più opzioni di pagamento possibile. Gli utenti si aspettano di avere un'esperienza facile e di continuità anche con gli altri dispositivi. Un altro fattore che aumenta il tasso di conversione è dato dall'utilizzo dei pulsanti click to call. Spesso alcune operazioni possono risultare complesse effettuate da mobile e poter dare la possibilità all'utente di contattare direttamente l'azienda o il servizio clienti può aumentare la percentuale di conversione. Inoltre, alcune operazioni sono considerate dagli utenti più sicure quando hanno a disposizione un contatto umano. Per quanto riguarda la compilazione di moduli, scegliamo il modo più semplice per l'immissione delle informazioni da parte degli utenti: pulsanti di attivazione, disattivazione, tastierini numerici, menu a discesa e così via. Per l'inserimento di una data, per esempio, l'utilizzo di un calendario visivo rende la pianificazione da parte dell'utente molto più semplice. Inoltre, cercate di utilizzare etichette chiare e date un feedback sull'inserimento dei dati in tempo reale. Utilizzate solo i campi necessari. Fate in modo che i moduli divisi in più parti non spaventino gli utenti. Evitate l'utilizzo del pinch to zoom per aumentare la dimensione di un'immagine. Le foto e il layout devono essere già ampi e chiari. Per i prodotti utilizzate immagini espandibili. Gli utenti vogliono vedere gli articoli da vicino prima di comprarli. Eventualmente suggerite agli utenti qual è l'orientamento più adatto per la visualizzazione dei contenuti. È importante far abilitare agli utenti la geolocalizzazione per offrire loro dei servizi personalizzati, chiaramente qualora ne sia possibile, come il classico trova vicino a me. È altrettanto importante però far capire loro l'importanza strategica di questa opzione. Dopo aver visto insieme come ottimizzare al meglio su un sito mobile, siamo pronti finalmente per mettere il mobile al centro delle nostre strategie di marketing. Vedremo ora quali sono le opportunità e le funzionalità che abbiamo a disposizione per promuovere siti e app, e di questo ve ne parlerà Gabriele. Ottimo. Allora, diciamo che abbiamo capito che il mobile è strategico, è sempre più strategico e lo è in ogni momento della giornata e in ogni fase di navigazione da parte degli utenti. Utenti che cercano e navigano sempre più appunto da mobile, abbiamo visto i dati, e vogliono risposte chiare e a portata di mano per tutte le loro esigenze. Diciamo che per quello che ci riguarda, in senso stretto, il mobile è strategico almeno in tre modi. Come drive di chiamate qualificate. Pensate anche solo alla strategicità della chiamata da mobile per i servizi di pronto intervento o di pronta risposta. Ecco allora che, poi traducendo tutto ciò a livello delle campagne, useremo l'estensione di chiamata. Penseremo magari ad annunci dedicati soltanto alle chiamate, quindi di click to call. E su entrambi, insomma, su entrambi i modi con cui possiamo far chiamare gli utenti, attiveremo il monitoraggio delle conversioni con il numero di nostro Google. Perché a noi interessa misurare appunto l'impatto della campagna sulle entrate telefoniche. Primo drive, quindi. Secondo drive, diciamo, il mobile è strategico ovviamente sempre più anche per gli acquisti online.
pensiamo che i nostri annunci saranno pubblicati sullo schermino dello smartphone e valutiamo quindi copy del testo e disposizione del testo con un occhio di riguardo anche a questa componente qua, diciamo in qualche modo di design del contenuto. Altra cosa fondamentale, utilizziamo sempre le best practice di Google. Sappiamo bene, come diceva Emma prima, che funzionano bene da desktop, ma il mobile è ancora più esigente, quindi funzioneranno ancora meglio da mobile. Terzo driver, il mobile è fondamentale ovviamente per gli acquisti in store, perché è il collegamento tra online e offline, chiaramente. Quindi personalizziamo gli annunci sapendo che pubblicheremo su cellulare, su smartphone. E allora, diciamo, abbiamo tutta una serie di suggerimenti che possiamo seguire, di buone pratiche da rispettare anche da questo punto di vista. Per esempio, utilizziamo l'aggiustamento dell'offerta per la località. Inseriamo elementi nel copy, quindi nel testo dell'annuncio, che ancorino il contenuto alla geolocalizzazione, al luogo fisico, alla città, eccetera. Promuoviamo i prodotti che si trovano fisicamente disponibili in uno dei nostri store fisici, in una delle nostre sedi fisiche. Attribuiamo valore alle conversioni e pensiamo a strategie che spingano il drive to store, cioè banalmente portare gli utenti dall'online all'offline in negozio. Possiamo pensare ai classici sistemi di couponistica, per esempio. Ecco, al di là delle nostre campagne di marketing, pensiamo che è fondamentale, soprattutto da mobile, far funzionare tutti i pezzettini dell'ecosistema Google, e quindi è fondamentale che la nostra attività sia presente e con delle pagine, diciamo, dei contenuti curati su Google Map e su Google My Business, su Google My Business in testa. Parliamo un attimo delle app, visto che parliamo di mobile. Google ci consente di utilizzare le app in due modi. Possiamo promuovere il download di un'app e possiamo utilizzare il circuito delle app per fare della promozione a un sito, a nostra volta a un'altra app, perché appunto il circuito delle app rientra nel circuito display. Il mondo delle app è una specie di mini universo in perenne movimento, all'interno del quale bisogna muoversi con molta cautela, ma allo stesso tempo con molta determinazione per ottenere dei risultati. Quindi se vogliamo esserci, se vogliamo imporci in questo mondo, i quattro KPI che vedete nella slide sono appunto dei punti fissi fondamentali, e possiamo suggerire tutta una serie di strategie da portare avanti per ottenere appunto questi quattro KPI. Diciamo che per promuovere un'app in maniera efficace bisogna fare tantissime cose, ma bisogna partire da questi fondamentali. Intanto comunicare bene il nostro brand, quindi fare capire in cosa si differenzia dalle altre app. Offrire una convenienza, la famosa reason why del marketing, è un valore aggiunto ai nostri utenti. Dobbiamo promuovere costantemente la nostra app, non solo nella fase di lancio, e da questo punto di vista può essere molto comoda ed è sicuramente molto remunerativa in termini di ritorno la campagna app universale, che approfondiremo fra un po'. Dobbiamo individuare quali sono gli utenti che hanno scaricato la nostra app e segmentarli, organizzarli a seconda, diciamo, della qualità dell'utente che abbiamo davanti, e motivare l'utente a ritornare sulla nostra app, proprio perché gli utenti scaricano ma non sempre utilizzano poi l'app che hanno scaricato, e ci sono delle campagne dedicate che ci consentono di farlo, le campagne di coinvolgimento in app, cioè banalmente la remarketing per le app da mobile. Ecco, torniamo un attimo sull'idea di app non solo come strumento, cioè non solo come prodotto da promuovere, ma anche appunto come medium che consente la promozione. Le app sono un circuito vastissimo, stimiamo che ce ne siano più di 650.000, e tra l'altro Google su tutte le app e per tutte le app che rientrano nel mondo Android ci consente in maniera molto facile, molto automatizzata, di impostare il targeting e di andare a misurare le nostre performance a livello di download e di utilizzo. Quindi sarebbe un peccato non sfruttare questa opportunità, questa facilità anche. Abbiamo detto che le app le possiamo promuovere, fare scaricare e fare riaprire, però appunto sono anche un network sostanzialmente su cui possono girare i nostri annunci. Questa parte merita un piccolo approfondimento, una piccola disambiguazione, perché in realtà le reti, andando più nel dettaglio, sono due: AdMob e la rete display per dispositivi mobili. Parliamo un attimo di AdMob. Gli sviluppatori di app utilizzano la SDK, cioè Software Development Kit, di AdMob per mostrare gli annunci nelle proprie app e monetizzarle. Allo stesso tempo gli inserzionisti possono mostrare i propri annunci in una rete di centinaia di migliaia di app, come abbiamo visto, grazie a Google AdWords.
metodi di targeting, in questo, diciamo, da questo punto di vista, su AdMob sono il posizionamento, la categoria dell'app, i dati demografici, ovviamente, gli interessi e anche qui, ovviamente, direi il remarketing. Poi c'è la rete display di Google per i dispositivi mobili, che è composta da siti web e da app. Gli inserzionisti possono utilizzare tutta una serie di metodi di targeting che conosciamo molto bene, come quello contestuale per parole chiave, targeting di posizionamento, anche qui ovviamente dati demografici, interessi e remarketing. YouTube rientra nell'ecosistema della display e gioca un ruolo chiave, sempre più chiave, che andremo ad approfondire un attimo nella slide immediatamente successiva. Sappiamo benissimo appunto che abbiamo un vasto menu di annunci da poter utilizzare. Ci sono gli annunci di testo, ci sono gli annunci illustrati, ci sono gli annunci specificamente pensati per la fruizione da mobile, per esempio appunto quelli di click to call di sola chiamata, e meritano una menzione i formati YouTube, forse non particolarmente famosi come quelli classici, che sono ovviamente il TrueView in stream, che viene caricato tipicamente in pre-roll, cioè immediatamente prima della riproduzione del contenuto su cui ci troviamo su YouTube, e la modalità di pubblicazione dell'annuncio su YouTube, che chiamiamo Discovery, cioè banalmente pubblichiamo sulla SERP di YouTube. Questi sono, diciamo, i due grandi tipi classici di annuncio, ce ne sono altri due molto interessanti, cioè il video masthead, che appare sulla home page di YouTube da mobile e da tablet, incluse le app mobile native Android, le app iOS, e la versione mobile di YouTube, quindi m.youtube.com. Con il masthead, il vantaggio grosso chiaramente qual è? Che otteniamo il 100% dello share of voice, per ovvi motivi, non solo su desktop, ma anche su YouTube, per mobile e YouTube proprio in quanto app. Poi abbiamo un altro tipo di annuncio, sempre più importante, sempre molto interessante, che sono i reserve in stream, e sono gli annunci con prenotazione anticipata. Ecco, spieghiamo un po' meglio dove andiamo a pubblicare e in che modo, esattamente, facendo qualche esempio. Partiamo dalla campagna che citavo prima di App Universale. È una campagna fortemente automatizzata, capace di un ottimo livello di dettaglio sul fronte del targeting e molto orientata al risultato. È una campagna che gira direttamente a CPA, quindi a costo per acquisizione, e che ha come focus il download dell'app attraverso tutti i possibili canali dell'ecosistema di Google, quindi search, display, incluse come abbiamo visto appunto le app, e ovviamente video, quindi YouTube. Premessa, o meglio, precisazione da fare, è possibile anche su ciascuno di questi canali separatamente promuovere delle app per mobile semplicemente impiegando il formato di annunci dedicato, che è selezionabile nel momento in cui, dopo aver creato la campagna e il gruppo di annunci, il sistema ci invita appunto a inserire la creatività, quindi di fatto a creare l'annuncio. Quindi da una parte l'app universale, dall'altra i singoli canali. Altra precisazione, magari banale, ma fondamentale, ovviamente per Google, quando Google promuove un'app, il download non parte mai in automatico, ma una volta che l'utente ha cliccato sull'ADV, l'utente viene portato sulla landing della campagna, che è la pagina sull'App Store del caso, quindi Play o iTunes, della nostra app. Altro dato molto, molto importante, anche qui probabilmente è una nozione banale, ma è una cosa che invece dobbiamo imparare a valorizzare in qualche modo, un maggior numero di download aiuta a migliorare generalmente il ranking dell'app all'interno degli store, e questo crea un circolo virtuoso perché a sua volta questo ranking alto invita naturalmente gli utenti a scaricare l'app. Ecco, sempre riguardo, come dire, cose che magari diamo per scontate o domande che ci vengono poste quotidianamente. Oltre agli annunci dedicati alla promozione di app, esiste anche una cosa che si chiama estensione per app. Quindi la domanda che vi potete porre magari è quando utilizzare l'una e quando invece utilizzare l'altra. La risposta in realtà è molto semplice, cioè se il nostro obiettivo è proprio incentivare il download dell'app, non abbiamo dubbi, utilizziamo le campagne dedicate proprio a questo scopo, tipicamente l'app universale. Se invece viceversa vogliamo da una parte indirizzare gli utenti sul sito web, ma comunque continuare a offrire loro la possibilità di scaricare l'app, sicuramente l'estensione app è il compromesso migliore. In questa slide abbiamo un veloce esempio dei formati che è possibile trovare pubblicati quando si sta promuovendo una data app attraverso annunci di testo. Sulla rete display, a seconda del contesto in cui l'annuncio si va a inserire, il sistema può valutare di arricchirlo con elementi appunto più disegnati addosso, diciamo, all'annuncio, più personalizzati, più adatti, fino a creare un vero e proprio effetto di mimetizzazione con il contenuto organico o comunque non a pagamento all'interno della pagina.
Ancora sugli annunci display, due precisazioni. Ogni formato immagine che è accettato per gli annunci pubblicati su desktop può essere tranquillamente utilizzato anche per gli annunci pubblicati su dispositivi mobili, quindi questa è una grande comodità. E nei canali display costituiti da app mobili, gli annunci illustrati possono essere pubblicati sotto forma sia di classici banner, sia di annunci interstitial. Quindi abbiamo queste due modalità. Parliamo ancora dell'integrazione comunque dell'utilizzo di una campagna su desktop e su mobile. Quando cerchiamo appunto di ampliare la nostra strategia aggiungendo a un canale anche l'altro, quindi non solo desktop ma anche mobile, per fortuna non dobbiamo preoccuparci di approntare della nuova creatività. Google infatti può adattare automaticamente il nostro annuncio ad ogni schermo, senza inficiare la qualità del nostro lavoro. È possibile quindi ottimizzare automaticamente la nostra creatività e allo stesso tempo questo ci consente di ottimizzare i nostri tempi e i nostri sforzi orientandoci ai risultati, diciamo, tra virgolette, senza perdere tempo a rifare le stesse creatività semplicemente cambiando modalità di promozione. Esistono opzioni di ridimensionamento automatico anche su Gmail, che peraltro ci danno un grande vantaggio perché ci consentono di pubblicare su circa il 95% dei posizionamenti possibili. Questo è un ulteriore grande vantaggio. È possibile poi passare automaticamente dalla modalità Flash ad HTML5. Sempre parlando degli annunci e della loro adattabilità, un tipo di annuncio flessibile nato pensando proprio al mondo del mobile è Lightbox. Lightbox è responsive su ogni schermo, è ottimizzato per tap e swipe e peraltro, altra cosa fondamentale, tende a non prendere in considerazione dei coinvolgimenti accidentali, quindi delle interazioni non volute, non chiaramente leggibili come volute da parte degli utenti, supporta rich media e video. E questi contenuti vengono visualizzati o all'interno dell'annuncio o in un'area che si apre a partire dall'annuncio al momento in cui c'è un'interazione con lo stesso. Con i Lightbox abbiamo due tipi di offerta possibile che possiamo implementare, cioè il costo per 1000 impressioni visibili, laddove per impressione intendiamo, cioè quando è che il sistema decide che quella è un'impressione visibile, quando il 50% dei pixel dell'annuncio è visibile per più di un secondo. E questa è la prima modalità, appunto, di CPM. E poi abbiamo la CPE, ossia il costo per coinvolgimento. Anche qua c'è una distinzione da fare, perché a seconda del contesto in cui ci troviamo può essere considerato coinvolgimento semplicemente il passaggio del cursore, e quello vale per gli annunci espandibili, oppure per coinvolgimento, quindi per interazione con l'annuncio, è inteso il click o il tap, e questo avviene per gli annunci pre-espansi come gli interstitial. Eccoci finalmente ad approfondire una cosa di cui abbiamo già accennato, cioè il remarketing per l'app, quindi le campagne di coinvolgimento in app. Come abbiamo già avuto modo di accennare, se per un sito il problema può essere il bounce rate molto alto, per un'app, in generale per le app, il problema può essere che magari vengono anche scaricate in grande quantità, però vengono, diciamo, abbandonate, cioè gli utenti non le utilizzano quanto o come vorremmo noi, che le abbiamo, diciamo, progettate. Ecco allora che possiamo ricoinvolgerli, quindi chiedere loro, magari a fronte di un vantaggio che ci premureremo di rendere esplicito nel testo dell'annuncio che andremo a pubblicare, quindi ricoinvolgerli, e tra l'altro queste campagne ci consentono di ricoinvolgerli in maniera molto dettagliata e molto precisa, cioè di andare a indirizzare l'azione dell'utente verso una sezione specifica dell'app. Per questo si chiama campagna di coinvolgimento in app. Questo passaggio, che è cruciale, è possibile però solo se l'app a monte è stata progettata con quelli che si chiamano deep link o link diretti, che consentono appunto di linkare a sezioni e contenuti specifici all'interno delle app, come se si trattasse di un sito. Questo è uno strumento fondamentale per andare a chiudere il processo di conversione in tutta la sua completezza, quindi trasformare l'utente potenziale in downloader e poi in utente iscritto e soprattutto in utente utilizzatore dell'app. Ecco, stiamo andando ad approfondire alcune cose che abbiamo già accennato, abbiamo molto parlato di best practice, ne ha anche già parlato Emma. L'inserimento delle estensioni è una delle più importanti best practice lato search su mobile. Perché? Ci consentono di guadagnare spazio rispetto ai competitor, occupiamo banalmente più spazio sulla SERP e questo, diciamo che nella maggior parte dei casi porta ad un aumento del CTR, quindi del click-through rate, di 5 addirittura 10 punti percentuali circa. Immaginate peraltro il vantaggio di avere online su mobile gli annunci di testo esteso con tutte le estensioni, magari nel caso in cui siamo anche già ben posizionati da organico, banalmente occupiamo veramente tanto spazio.
Inoltre, cosa forse ancora più importante, con le estensioni diamo tante informazioni dettagliate al nostro utente e questo fa sì che il suo eventuale click sul nostro annuncio, quindi l'atterraggio sulla nostra pagina, sia frutto di una decisione ponderata. Sia insomma quindi un click altamente profilato e qualitativo, di uno che è veramente interessato a quello che si trova davanti. Abbiamo concluso questa panoramica del mondo degli annunci. Passiamo adesso a capire meglio come identificare il nostro pubblico e presentarci al meglio nei momenti che contano. Ripasso la parola a Dan. Grazie. Proprio come le campagne AdWords su desktop, il mobile utilizza offerte e opzioni di targeting per determinare dove e quando gli annunci vengono pubblicati. Impostando degli aggiustamenti, potete aumentare o diminuire le offerte per ottenere un maggior controllo su come i consumatori visualizzano gli annunci. Ad esempio, potete regolare le offerte per essere più o meno competitivi su determinati dispositivi, località o orari del giorno. Le offerte possono anche essere utilizzate in base al modo in cui gli annunci performano per aiutarvi a gestire correttamente il budget e massimizzare il ROI. Questo è un punto fondamentale, analizzare i dati di conversioni per comprendere il ruolo del mobile nelle campagne AdWords. Per esempio, se i dati di conversione indicano che il mobile ha più valore rispetto al desktop, vi consigliamo di aumentare l'offerta per i cellulari in modo da capitalizzarne il suo successo. Per valutare di quanto aggiustare l'offerta, potete applicare la formula mostrata in questa slide, dividendo il tasso di conversione mobile per il tasso di conversione su desktop. Tramite lo strumento di pianificazione delle parole chiave è possibile analizzare i dati anche per singolo dispositivo. Quindi sulla base dei dati generati potete scegliere di puntare su una determinata parola chiave associando una creatività o un'offerta dedicata a seconda del dispositivo. È importante selezionare le parole chiave giuste per ottenere i migliori risultati. Potete utilizzare il pianificatore display o lo strumento di pianificazione delle parole chiave per avere suggerimenti e creare la strategia di targeting più idonea ai vostri obiettivi. Il pianificatore display è uno strumento che fornisce idee e stime per aiutarvi a pianificare una campagna display in base agli interessi dei clienti o alla pagina di destinazione. Ad ogni suggerimento viene anche mostrato il relativo dato di impressioni e costi storici. Lo strumento di pianificazione delle parole chiave invece fornisce idee sui termini utilizzati per descrivere un determinato prodotto o servizio e consente di visualizzare anche statistiche storiche e stime di traffico per le parole chiave pertinenti alle vostre campagne. Passiamo ora ad approfondire meglio l'aspetto legato alle opzioni di targeting sul mobile. Proprio come per il desktop, potete pubblicare gli annunci per cellulari sulla rete di ricerca e sulla rete display. Nella rete di ricerca potete targetizzare in base alle parole chiave, alla posizione geografica, ad esempio utenti che si trovano vicini a un determinato negozio, la lingua e il dispositivo. Recentemente è stata resa disponibile anche la possibilità di targetizzare sulla base dei dati demografici sulla rete di ricerca. Nella rete display di Google, invece, potete mostrare gli annunci in modo contestuale, cioè sui siti web correlati al prodotto o al servizio pubblicizzato, per parola chiave, per argomento, per posizionamento, per segmento di pubblico e infine anche per dispositivo. Esistono anche opzioni avanzate per la pubblicazione su mobile che consentono di specificare sistemi operativi, modelli di dispositivi e operatori telefonici, quindi un dato molto dettagliato. Come citato in precedenza, il mobile e il desktop possono generare un valore diverso ed è importante quindi aggiustare l'offerta per ogni campagna in base al valore generato dal mobile. Oltre a ciò, è bene utilizzare la strategia di offerta migliore sulla base degli obiettivi di business. Possiamo avere diverse strategie di offerta, manuali o automatiche, per ottimizzare al meglio le nostre campagne AdWords. Qui abbiamo una lista di strategie di offerta. Vediamole insieme. La strategia costo per click ottimizzato combina l'offerta manuale con una strategia smart bidding basata sul machine learning e regola automaticamente le offerte per aiutarvi a ricevere più conversioni, cercando al contempo di ottenere lo stesso costo per conversione. Questa strategia aumenta le offerte manuali nelle situazioni con maggiori probabilità di generare una conversione, oppure le riduce nei casi che mostrano minori probabilità di generare una conversione. La strategia di offerta CPA target imposta automaticamente le offerte sulla rete di ricerca e la rete display, in modo da ottenere il maggior numero di conversioni possibile al costo per acquisizione target impostato. Per massimizzare i risultati e fornire agli algoritmi di machine learning un volume di dati sufficiente,
Vi consigliamo di procedere solo se avete ricevuto 30 conversioni negli ultimi 30 giorni. La strategia di offerta massimizza i click imposta le offerte in modo da aiutarvi a ottenere il maggior numero di click con il budget a disposizione. Il targeting della posizione della pagina di ricerca aumenta o diminuisce automaticamente le offerte per pubblicare l'annuncio nella parte superiore della pagina o nella prima pagina dei risultati di ricerca. Il ritorno della spesa pubblicitaria target imposta automaticamente le offerte in modo da ottenere il maggior valore di conversione possibile in base al ritorno della spesa pubblicitaria. La quota superamento target, infine, è un tipo di strategia di offerta che automatizza le offerte per consentire agli annunci di essere pubblicati in posizioni migliori rispetto ad un altro dominio. Per individuare le persone che hanno visitato un sito o utilizzato una determinata applicazione, vi consigliamo, come descritto precedentemente da Gabriele, l'utilizzo del remarketing. Questa tipologia di targeting potete mostrare agli utenti messaggi specifici, come annunci di coinvolgimento, come descritto precedentemente, che pubblicizzano il lancio di una nuova funzionalità a persone che utilizzano costantemente l'app. Annunci che magari ricordano agli utenti di utilizzare l'applicazione se l'hanno già scaricata ma non la stanno utilizzando di recente, o annunci che incoraggiano a passare all'ultima versione dell'app. Facciamo degli esempi. Un inserzionista può mostrare un annuncio particolare a chi ha effettuato un acquisto all'interno dell'app, oppure uno sviluppatore può promuovere una versione a pagamento di un gioco, magari agli utenti che hanno raggiunto un determinato livello nella versione gratuita. Per eseguire una campagna di remarketing è chiaramente necessario impostare almeno un elenco di remarketing. Possiamo anche incorporare i dati di utilizzo dell'app che consentono di creare elenchi per il remarketing in base a quanto spesso l'utente utilizza un'applicazione e creare una strategia di marketing basata su queste informazioni. È arrivato ora il momento di capire meglio come AdWords e Google Analytics possono aiutarci a misurare il successo delle campagne e valutare il ruolo complessivo del mobile sulle vostre strategie di marketing. Cominciamo proprio affrontando il tema del valore del mobile. Gli utenti oggi si muovono tra i dispositivi regolarmente e facilmente. Studi Google hanno dimostrato che il 90% del campione di ricerca si muove utilizzando più schermi per portare a termine un'azione e il 98% degli utenti lo fa anche nell'arco della stessa giornata. Considerate il cosiddetto full value of mobile. Significa tenere presente che le conversioni da mobile coinvolgono molti più aspetti del semplice e-commerce su mobile, dal momento che le conversioni avvenute in negozio, via telefono o su un PC, potrebbero aver avuto origine proprio da un telefono cellulare. Per questo motivo è fondamentale tenere conto delle conversioni cross-device, cioè quelle che avvengono quando un consumatore cerca su un dispositivo ma ne converte su un altro. È fondamentale tenere conto delle chiamate, quando un consumatore effettua una ricerca su un dispositivo ma chiama per effettuare l'acquisto, degli acquisti in negozio, quando un consumatore effettua ricerche su un dispositivo ma si reca in negozio per concludere l'acquisto, e delle conversioni in app, quelle che avvengono quando un consumatore esegue ricerche su un dispositivo ma termina la conversione all'interno di un'applicazione. Con AdWords gli inserzionisti possono tenere traccia di tutte queste azioni per vedere il valore totale proveniente dal mobile. Il monitoraggio delle conversioni può mostrare come effettivamente i click sull'annuncio portino ad azioni di valore, come acquisti, chiamate, download e iscrizioni per le newsletter. Accedendo infatti alla pagina di conversioni di Google AdWords, è possibile impostare un determinato monitoraggio a seconda del vostro obiettivo di business. Potete monitorare un'azione sul sito web, come ad esempio l'invio di un modulo, un acquisto o un click su un bottone evento, tramite app, quando un utente scarica o installa un'applicazione per la prima volta, o quando un utente effettua un'azione specifica all'interno di un'app. Tramite telefonata, monitorando il numero di telefono sull'annuncio o sul sito, e infine tramite importazione, caricando i dati da un altro sistema. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le opzioni per il tracciamento delle conversioni relative alle app. Il monitoraggio delle conversioni di app per Android è disponibile in tutte le reti di Google, ricerca, display, AdMob e YouTube. Potete tenere traccia di due tipi di conversioni per le app Android, download di applicazioni e conversioni in app. Per l'implementazione del monitoraggio delle conversioni abbiamo quattro soluzioni. Senza codice, il monitoraggio delle conversioni di download di app per Android viene eseguito in modo nativo, senza l'utilizzo di nessun codice aggiuntivo. Questo sistema di tracciamento è ottimo dal punto di vista della velocità di implementazione e non richiede modifiche all'app.
L'SDK richiede che lo sviluppatore inserisca all'interno dell'app l'SDK del monitoraggio delle conversioni AdWords. È utile per monitorare eventi ed altre attività che si verificano all'interno dell'app. Tenete presente che se non si implementa correttamente, l'SDK potrebbe causare bug nell'applicazione. Server to server consente ai clienti di inviare le informazioni richieste per il monitoraggio delle conversioni dal proprio server al server di Google, al momento dell'evento di conversione. Questa soluzione di monitoraggio è progettata per chi non desidera integrare l'SDK nella propria app per vari motivi, ad esempio perché l'aggiunta di più SDK per differenti piattaforme pubblicitarie potrebbe aumentare le dimensioni dell'app o per non rischiare di creare bug al suo interno. Infine abbiamo la conferma dell'installazione dell'app, che dà la possibilità di utilizzare la soluzione Google SDK e quella da server to server per monitorare le conversioni Android nel momento esatto dell'apertura dell'app. Questo evento di conversione dà anche la possibilità di utilizzare integrazioni di terze parti o metodi di monitoraggio interni per ricevere conferma dell'installazione. Esistono società di monitoraggio di terze parti che offrono invece un solo SDK da aggiungere all'applicazione che si occupa di comunicare con ciascuna rete pubblicitaria. In questo modo non è necessario implementare diverse SDK e appesantire l'applicazione stessa. Per quanto riguarda invece iOS, il monitoraggio delle conversioni è disponibile per AdMob e YouTube, non è supportato per la rete di ricerca mobile o la rete mobile GDN. Come per Android, si possono tracciare due tipi di conversioni per i dispositivi iOS, download di applicazioni e coinvolgimento in app, anche in questo caso. A differenza del monitoraggio per Android, dove offriamo un'alternativa codeless, iOS richiede l'installazione di un codice di monitoraggio tramite SDK o l'impostazione di feed di conversione server to server. La terza opzione è il feedback di installazione, che consente ai clienti e alle società di monitoraggio di terze parti di ricevere una conferma da parte di Google ogni volta che si verifica un'installazione, attribuita chiaramente a un annuncio AdWords. Una nota importante, se state utilizzando l'SDK di AdWords, vi consigliamo di passare a Firebase. Firebase è l'SDK e lo strumento di analisi per le app di Google. Si tratta di una piattaforma per dispositivi mobili che potete utilizzare per sviluppare rapidamente le vostre app e verificarne facilmente il rendimento tramite Google Analytics per Firebase. Successivamente potete importare le conversioni tracciate, implementate tramite Firebase nell'account AdWords, chiaramente una volta collegati i due account. Vediamo ora lato Google Analytics quali sono gli strumenti più utili per monitorare il rendimento di un'applicazione o di un sito mobile e il comportamento degli utenti. Google Analytics consente di monitorare l'attività di visitatori su un sito o su un'applicazione mobile. Può essere utilizzato per scoprire quanti utenti visitano un sito, quanto tempo trascorrono all'interno del sito e le sorgenti di acquisizione. Sono disponibili diversi tipi di report in Google Analytics per le app. Troviamo la panoramica dell'app che riepiloga i dati di tutti i rapporti di Analytics e consente di valutare la salute generale dell'applicazione e di seguire le tendenze dei dati nelle aree chiave. Abbiamo i rapporti sul pubblico che forniscono i dati sugli utenti che utilizzano l'applicazione, i rapporti sulle acquisizioni che forniscono dati sulle sorgenti migliori di nuovi utenti, i rapporti delle fonti dove mostrano su quali canali è possibile ottimizzare per attirare più download e fino ad arrivare ai rapporti di comportamento, mostrando come gli utenti interagiscono con l'applicazione, incluso il numero totale di schermate viste per sessione, l'ordine in cui sono visualizzate e il numero di errori tecnici. Dati interessanti sul mobile possono anche essere analizzati accedendo alla sezione comportamento, velocità sito, tempi di pagine e selezionando come dimensione secondaria categoria dispositivo. Qui possiamo analizzare i dati di tempo di caricamento delle singole pagine dai vari dispositivi. La metrica tempo di caricamento medio della pagina si riferisce al tempo medio espresso in secondi impiegato da una pagina per caricarsi. Questo dato viene calcolato all'avvio della visualizzazione di pagina fino al termine del caricamento del browser. Un altro dato di analisi è quello del flusso di comportamento degli utenti da mobile sul sito. In questo rapporto possiamo scoprire in che modo i nostri utenti navigano e interagiscono con il sito. Il flusso di comportamento mostra il percorso seguito dagli utenti da una pagina o da un evento a quello successivo.
Questo rapporto permette di scoprire i contenuti che mantengono vivo l'interesse degli utenti e identificare magari problemi relativi proprio ai contenuti. Come ultima dashboard vi consigliamo l'analisi comparativa e il benchmarking, la quale vi consente di confrontare i vostri dati con i dati aggregati del settore di altre aziende. Questo rapporto vi fornisce un contesto di valore, aiutandovi a stabilire gli obiettivi significativi e a ottenere informazioni sui trend del settore, confrontandoli con quello della concorrenza. Potete scegliere tra oltre 1600 categorie di settore e perfezionare ulteriormente i dati relativi alla località geografica e alla dimensione del traffico. In questo modo potete confrontare la vostra proprietà con le proprietà del settore che registrano livelli di traffico simili. I valori della tabella mostrano per ciascuna metrica in che percentuale la nostra proprietà ha realizzato risultati migliori o peggiori rispetto al benchmark. Il nostro intervento si conclude qui. Ci auguriamo di avervi trasmesso informazioni e spunti utili per ottenere il meglio dalle performance su mobile delle vostre campagne AdWords. Voi potete postare, qualora abbiate domande, le domande sulla pagina del Hangout e noi saremo felici di rispondervi al più presto. Non vi resta altro che mettere in pratica finalmente tutti i consigli che vi abbiamo mostrato. Ciao, a presto. A presto, ciao.